Oggi prepareremo un dolcetto, anzi dei dolcetti perché sono delle tortine coloratissime e dalla consistenza umida e golosa. Come se non bastasse, sono anche prive di lattosio e anche abbastanza chetli. Vediamo cosa ci serve. Protagonista la rapa rossa, in questo caso è una barbabietola già precotta e privata dalla buccia. Servirà anche della farina di mandorle, della farina 00, dello zucchero, del lievito, dell'olio di semi di girasole, un limone non trattato e un uovo grande. Mettiamoci all'opera. Per prima cosa occupiamoci della barbabietola. Questa è una rapa rossa precotta. Voi potete utilizzarla anche a crudo se la reperite. Muniamoci di una boule e anche di un paio di guanti. Grattugiamo la barbabietola all'interno di un setaccio, così da separare i succhi dalla polpa. Una volta grattugiata la barbabietola, schiacciamo con le mani per cercare di eliminare più possibile il succo. Ci servirà solo la polpa il più possibile asciutta. Come vedete abbiamo già eliminato un bel po' d'acqua, in ogni caso la lasciamo ancora nel colino. Aggiungiamo un pizzico di sale che poi ci aiuterà a bilanciare la dolcezza della barbabietola e questo ci aiuterà a estrarre ancora un altro po' del liquido che contiene. Nel frattempo ci portiamo avanti con la preparazione della base del nostro dolce. Questo succo è buonissimo, lo potete conservare e utilizzare in tante altre ricette, anche per farci un buon risotto. All'interno della boule mettiamo l'uovo intero, lo zucchero, lavoriamo velocemente con una frusta. Come vi dicevo, ho utilizzato un uovo grande e 140 g di zucchero semolato. Ottenuto un composto chiaro e sfumoso, aggiungiamo la barbabietola. Prima schiacciamo un altro po' per eliminare il succo che il sale ci ha aiutato a tirar fuori. Pesiamo la polpa, ce ne serviranno 200 g. Aggiungiamo i 200 g di polpa di barbabietola all'interno dell'uovo e lo zucchero e amalgamiamo il tutto. A questo punto aggiungiamo la scorza di un limone, questo è grande, quindi ne metteremo un po' meno. Parte del succo. Abbiamo ancora il nostro colino, lo utilizziamo così trattiene eventuali semi. Va bene il succo di mezzo limone. Incorporiamo adesso l'olio di semi. Sono esattamente 60 ml di olio di semi di girasole e 100 g di farina di mandorla. E per ultimo incorporiamo 160 g di farina 00 e una bustina di lievito vanigliato. Le setacciamo. Mescoliamo il tutto. Disponiamo
adesso il nostro impasto in degli stampi in silicone o dei pirottini, quello che preferite. Io ne ho qua uno bellissimo a forma di cuore. Li riempiamo per tre quarti. E inforniamo a 170 gradi in forno preriscaldato. Ed eccoli qua, dopo 25 minuti a 170 gradi in modalità statica, sono pronti. Aspettiamo che si raffreddino completamente prima di toglierli dallo stampo. Con un velo di zucchero a pelo che le rende ancora più belle.